Buongiorno cuore, buongiorno, buongiorno. E allora? No, stavo riflettendo su sti cazzi di squilli. Comunque qualcosa vuole dire. Cioè non è possibile che sia attaccato al cervello che fa sempre tre squilli, poi fa sempre gli soliti squilli. Cioè ne fa due consecutivi più una distanza di 4-5 minuti. Se i padiglioni fossero numerati a Bari, può anche essere che vuole dire il numero di padiglione, cioè due squilli, due, e uno distaccato, uno, quindi padiglione 21, dove si trova. Però non credo voglia dire questo, anche perché lui non vuole essere trovato, come sempre. Oppure vuole significare che non sta bene, quindi che è in pericolo di, diciamo, fra virgolette, di vita, e quindi continua a fare questi tre squilli per dire che non sto bene. Avevo anche pensato di dirti: mandagli un messaggio, digli, ma si può sapere che cosa hai? Qual è il perché ci continui ad inviare questi tre squilli? Cosa vuoi dirci? Cosa vuoi comunicarci? Vabbè, vediamo se glielo vogliamo mandare sto messaggio. Però ovviamente, cuore, se glielo dobbiamo mandare, glielo dobbiamo mandare con tranquillità. Cioè non è che mo per mandare il messaggio a lui ci dobbiamo agitare noi, non esiste, cuore mio. Quindi se mi dici che sono capace di mandare un messaggio del genere senza che mi agiti, senza che ti agiti, va benissimo. Glielo scrivi un messaggio, un semplice messaggio, magari si dice: volevamo sapere perché non riusciamo a capire che cosa significano questi tre squilli. E magari gli dici: ci stai comunicando che non stai bene? O ci vuoi comunicare altro? Vediamo se ha la possibilità. Perché io credo che se uno fa gli squilli ha la possibilità anche di mandare un messaggio. Vabbè, cuore mio, vediamo. Se te la senti, mandagli un messaggio e vedi cosa risponde, e se risponde soprattutto. E niente, poi mi sono fatto una bella dormita, mi sono alzato alle 8. Sì, mi sono svegliato qualche volta, però tranquillo. Va bene, cuore? E niente. Andiamo avanti, come sempre, per la nostra strada. Facciamo altra seduta oggi. Altra compressina, altra pillolina magica. Dai, che stiamo andando bene, cuore mio, dai. Hai fatto colazione stamattina? Che ti sei mangiato? Fammi sapere un po' come sta la febbre, come sta la pressione, i tre dati. Oh, pazzesco, mi scordo sempre qual è l'altro: la febbre, la pressione. Qual è? Pazzesco, mi scordo sempre l'altro valore, qual è, che ti chiedo sempre. Vabbè, tanto tu lo saprai sicuramente. Febbre, pressione. No, non mi ricordo, cuore, mamma mia. Proprio mi si è staccato il cervello. Va bene, dai. Beh, mo mi vado a fare un caffettino così mi sveglio. E niente, fammi sapere se glielo vuoi mandare. Ah, un semplicissimo messaggio, cuore, cioè non è che dobbiamo fare chissà quale
giusto per capire come mai ci continua a mandare questi messaggi, perché è sempre tutti i giorni. Secondo me, ti ho detto, io presumo che questi tre squilli siano solo perché ci vuole comunicare che non sta bene. A meno che lui, 2 più 1, per lui deve significare altro. Problemi. Boh. Vabbè. Mandaglielo, almeno vediamo se risponde. Capito, cuore? Beh, ci sentiamo dopo, cuore mio. Però. Promessa è promessa, eh? Un semplice messaggio, cuore mio. Beh, ci sentiamo dopo, cuore. Cuore, però non te lo dico più. Se questo messaggio ti deve far agitare, lascia stare. Se ritieni che sia in grado di mandarglielo questo messaggio con tranquillità, senza problemi, senza attenderti chissà quale tipologia di risposte, e allora va bene. Ok? Beh, un bacio, un cuore e una bocca. Ci vediamo comunque stasera. Ciao, cuore mio.